una targa sulla gradinata del Porta Elisa per ricordare Danilo Michelini, calciatore della Nazionale e della Lucchese ai tempi della Serie A. È stata svelata oggi, 23 novembre, alla presenza del sindaco Mario Pardini e degli assessori Fabio Barsanti e Cristina Consani, quest'ultima firmataria, quando era consigliera, di una mozione che chiedeva l'intitolazione. Un calciatore che ha fatto la storia della Lucchese e quindi anche del calcio, quando la Lucchese, appunto quando la nostra squadra del cuore, era addirittura nella Serie A. Mettere la targa proprio in quello che è il luogo di eccellenza della città, dello sport, e dedicarla a lui, secondo noi, è un bellissimo segno, perché ci testimonia un qualcosa, va a dare ancora più valore a questo grande personaggio che ha portato alto in Italia il nome di Lucca, non soltanto della Lucchese. Oltre a Bruno Russo, Giorgio Gorgone e Alessandro Frara, in rappresentanza della Lucchese, c'erano anche i parenti di Danilo Michelini. Cosa dire se non grazie? E grazie di cuore, veramente, perché sapendo quanto sia difficile entrare nei vincoli burocratici per poter poi realizzare una cosa del genere, bisogna veramente che qualcuno ci metta impegno. E qui c'è una ragazza che ci ha messo il mondo, si chiama Cristina Consani.